Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale per questo nuovo video dedicato a The Football 2024 e in particolar modo alla build e al test del signore che vedete in questione, il cigno di Utrecht, Marco Van Basten. Il video che vedrete è un estratto della live che abbiamo fatto ieri 20 maggio, il giorno in cui appunto è uscito Van Basten. Ragazzi, che dire, come potete vedere il signore in questione per adesso in 12 partite quasi tutte di divisione, ma ha segnato 28 gol e ha fatto 3 assist. Vabbè, bando alle ciance, vi lascio direttamente al video e vi saluto sin da ora, pace belli, alla prossima. Allora, progresso giocatore, il gioco in automatico lo fa così per ottenere l'overall maggiore in senso assoluto, e per carità, così come lo propone il gioco non è neanche male, non è male, però io veramente a vederlo con un possesso stretto 81 non ce la faccio. Cioè, io sono abituato a quello dell'Olanda, l'avevo fatto, che aveva 90 di possesso stretto, dentro l'area di rigore si girava veramente in un fazzoletto ed era fantastico. Quindi io com'è che l'avevo fatto il gioco? Fa 9-0-4-12-8-4 e anche uno nel portiere per aumentargli il salto, che per me è ridicolo oggettivamente sta cosa del mettere il colpo al portiere per aumentargli il fatto. Io l'avevo fatto 4 per arrivare a 90 di finalizzazione, che in realtà è di più perché lui c'ha anche il boost su una finalizzazione. 10 qui, 10 il possesso stretto mi arriva almeno 87, che è per il sottoscritto è il minimo sindacabile, ma proprio il minimo. Poi 9 e tutto quello che avanza sul colpo di testa. Usa i punti. Completato. Ok, allora, il ragazzone, così come l'ho conciato io, arriverebbe a 94 di comportamento offensivo, 95 di controllo palla, quindi se non altro lo stop dovrebbe farlo bene. 80 di dribbling, purtroppo viene recuperato letteralmente da chiunque. 88 di possesso stretto, va bene, ci può stare. Quello dell'Olanda aveva 90 di possesso stretto e 85 di dribbling, però 90 di controllo palla, quindi dipende. 92 di finalizzazione, 90 di colpo di testa, 90 di velocità, 88 di accelerazione, anche 83 di resistenza. Finalmente un Van Basten che riesca a superare gli 80 punti di resistenza. Mi dispiace per contatto fisico e controllo del corpo, che secondo me sono veramente irreali rispetto a quello che era il giocatore in sé, non tanto per il gioco, ricordandomi io com'era Van Basten. Allora, abilità da insegnare a Van Basten, perché le abilità le insegnerò solo a Van Basten. Allora, astuzia, ragazzi, mettetevelo in testa, astuzia la devono avere tutti da metà campo in su, perché non so se ve ne siete accorti, ma dopo il big aggiornamento di un mese e mezzo fa, gli arbitri fischiano ogni puttanata esistente, quindi avere astuzia, che aumenta la capacità del giocatore di prendere falli anche con contatti irrisori, per trequartisti e attaccanti è tipo, dovrebbe essere un obbligo di legge, proprio dovrebbero metterlo dentro nella carta dei diritti dell'uomo, avere astuzia per un attaccante. Il doppio tocco sì, però per l'attaccante centrale a me personalmente basta il doppio tocco di livello 1. L'attaccante centrale non mi interessa che abbia il doppio tocco di livello 3. Il doppio tocco di livello 3 lo devono avere i due esterni. L'attaccante centrale a me basta che abbia il doppio tocco di livello 1. Quindi non ho intenzione di passargli, per dire, elastico e controllo di suola. Oddio, il controllo di suola in realtà sarebbe utile a prescindere, perché il controllo di suola gli permette di tenere lì la palla quando la riceve più facilmente, indipendentemente dal fatto che poi utilizzi il doppio tocco o meno. Controllo di suola non è brutta come abilità per un attaccante. Un attimino però, perché vi tolgo la chat, perché altrimenti non vedete quello che sta sotto. In questo caso potrebbe essere abbastanza penalizzante. Allora, lui ha già il colpo di testa, ma gli manca dominio palle alte. Quindi astuzia numero 1, dominio palle alte numero 2. Poi passaggio di prima e passaggio filtrante già ce li ha, godo, non devo, perché non ho né uno né l'altro più che altro.
e sono buonissimi per dialogare con i compagni. Finalizzazione acrobatica già ce l'ha, tiro di prima già ce l'ha, colpo di tacco per me non se ne fa bellamente una sega, però vabbè. Lancio lungo sarebbe il tiro dalla distanza, già ce l'ha e va bene. Pallonetto mirato già ce l'ha e va bene. Cacchio, non è che c'ha molte robe che gli devo insegnare. Astuzia, ok. Dominio palle alte, ok. Beh, spirito combattivo, ok, va bene, spirito combattivo ci può stare, perché migliora sulla gestione della stanchezza, tutte... No, leader no, tanto leader ne basta uno in squadra, che attiva l'effetto per tutta la squadra, non c'è bisogno che siano tutti leader, di leader in squadra ne basta uno. Gli metto spirito combattivo sicuramente, allora sblocca e conferma, almeno risparmio un doppio tocco, un dominio per le altre è un'astuzia. E come ultima gli do... Cosa gli do come ultima? Doppio tocco, a giro distante, astuzia, dominio, palle alte. Quelle che deve avere ce le ha. Meglio spirito combattivo. Meglio spirito combattivo di controllo di suola. Meglio spirito combattivo. Spirito combattivo fortunatamente ne ho trovati anche un paio di recente. Vai con lo spirito combattivo. Ok. È completo. È completo. Allora, li proviamo tutti e tre quelli nuovi. Tanto non ho visto chi è il solito ragazzo turco. No, non so che nazionalità è. Subito Beckenbauer che dice non a casa mia. Là dietro, spazza. Ah, col salto ci sta. Marquinhos non può starmi dietro a Paolo Sergio però, eh. Van Basten, esordio col gol, col colpo di testa. Nel manuale del game non lo dice, no, poi te lo faccio vedere, tranquillo. Scusate un attimo, buona. Scambia molto bene Van Basten. Chi gioca con i 4 a centrocampo o i 5 a centrocampo è un must have. Chi è che ha fatto sta scamorza di cross? David Villa, sì, adesso ho capito perché veramente precisione piede debole gli hanno dato non esiste. Che buona. Dentro. Beckenbauer traversa. No. Cosa cacchio ha sbagliato Mbappé? A porta vuota. No. Comunque Van Basten ridendo e scherzando. Cazzo, con Rijkaard non ha perso un duello di testa. Di fisico sì. Beh, grazie al piff. Dai, in velocità non ti può recuperare, santi Dio. Oh, bravo Bappa, bravo. Bravo. Assist di Van Basten, bellissimo, bellissimo. No, si gira bene comunque anche con 88 di possesso stretto, eh. Devo dire la verità, si gira bene anche con 88 di possesso stretto. E Rice! Pensavo fosse fuori gioco, cosa cazzo ci fa lì Rice? Ah già, è onnipresente. Questo era gol sicuro. Solo rimandato. Però Van Basten, due partite, due gol, un assist. Enzo Fernandez comunque potrei pensare di metterlo titolare fisso, perché effettivamente se la viaggia bene. No dai, è buono comunque. Via, su. È buono. Rapace d'area, opportunista, quel cavolo che volete, ma effettivamente è buono. Mo piglialo. Ciaone. Le ha un altro di quelli che con super sub è sbroccato. Boh, fine. 4 trincerato. Dai Villa, fa vedere che di qualcosa sei capace anche te. Vabbè, ho sbagliato apposta. Ci provo.
Oh, non mi ha marcato io cosa dovevo fare. Non ho neanche corso, stavo aspettando che veniva a recuperare palla. Allora, stanno tutti bene, questo è importante. In panchina qualcuno particolarmente in forma che vuol farsi vedere? No, neanche per sbaglio, perfetto. Ah. Ah. Questa potrebbe essere difficoltosa in effetti. Questa in effetti potrebbe essere difficoltosa. A nessuno! Nesta, non potevi prenderti una giornata di ferie oggi, no? La provo? Vabbè, un passaggio al portiere. Però tanto me la prenderebbe in ogni caso, in ogni dove, in ogni modo. O magari fa una cagata al portiere, vediamo. Vediamo se riesco a fargli fare una cagata al portiere. Ah! Oh, non gliel'avevo messa male. Ah, però è check. Eh sì, hai voglia. Dalla palo se... Va bene, lo stesso. Marco, il cigno. Ciao Luca. Così evito di pullare a cavolo su Dream Team. Ecco, ora pulla a cavolo su due giochi. GG. GG. No. Perché? Ma perché? Ma perché? Ma perché? Ma non l'ho capita. Perché? 1-0. Eravamo al 20esimo o al 30esimo del primo tempo. Allora, Van Basten, rispetto a quello che sono stato abituato a giocare fino ad adesso, è irreale. Ripeto, adesso c'è da capire se sarà così perché è la prima settimana o sarà così sempre. Ciao Andrea, ciao. Ma Van Basten è veramente irreale. È un tipo di attaccante che io personalmente nel mio account non ho mai avuto. Nonostante avessi altre due versioni vecchie di Van Basten, così come è fatto così, è un attaccante che io non ho mai avuto. Bellissimo. Forte di testa. Tiene bene di fisico. Destro, sinistro, veloce. Buildato come l'ho buildato, fortunatamente si gira anche abbastanza bene. Si gira anche abbastanza bene. Io temevo molto per la questione del possesso stretto più che per il dribbling. E con le abilità giuste, tutte le abilità che deve avere, ce le ha. Bello, 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 bello.